Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare del pacco che abbiamo unboxato la settimana scorsa, quello inviatomi da Paladin. E parlo a bassa voce perché sono in una stanza vuota e rimbomba tutto. Allora, che cosa mi è arrivato la settimana scorsa? Beh, come già mostrato nel video la settimana scorsa, questo video, anche questo, è in collaborazione con Paladin. Paladin è una piattaforma dove è possibile noleggiare degli accessori, dei gadget che siano tecnologici e non, per dei brevi periodi a dei costi davvero molto ma molto interessanti. Questo, almeno dal mio punto di vista, è una cosa fantastica per poter testare quelli che sono i prodotti prima di acquistarli. Come ad esempio, uno dei test che volevo fare era quello di questa Panono 360 camera, ossia una camera che scatta fotografie a 360 gradi, che sono molto particolari, ma dato il suo costo piuttosto elevato e dato che io volevo testarla prima di acquistarla, è stato un ottimo compromesso poterla noleggiare grazie a Paladin. Naturalmente vi lascio il link in descrizione per poter andare a visitare il loro sito web, ma nel frattempo vediamo questa camera, vediamo il contenuto dello scatolo che mi hanno inviato. Vabbè, c'è un adesivo e una spilla di Paladin che attaccherò al mio portatile e al mio zaino, e poi semplicemente all'interno c'è la borsa che contiene il kit di base di Panono, e non solo, perché non c'è solo il kit di base che è quello praticamente compreso dalla camera che registra, ma ci sono anche due accessori che normalmente vengono venduti separatamente. Inoltre, sempre per spiegarvi come funziona Paladin, all'interno inseriscono già la nota per la spedizione, per quando dovrà essere ritirata dal corriere con la data che voi avete scelto, prenotando il vostro noleggio. E vi ricordo che qui sotto qui c'è sempre uno sconto che vale per poco, ma se lo utilizzate potete divertirvi a noleggiare qualcosa di simpatico. Ci sono dei prodotti davvero davvero interessanti sul sito, andate a dargli un'occhiata. Ma vediamo il contenuto di questa borsa, che tra le altre cose è anche molto comoda proprio come passenger per tutti i giorni, per poter infilare il portatile. C'entra tranquillamente probabilmente anche un 15 pollici, no? O forse un 13 abbondante. Allora, abbiamo due tasche, fondamentalmente la prima più grande, che ci dà accesso a tutti i vani interni della borsa, è una piccola taschetta frontale che ci dà accesso diretto a una sacca che è quella che contiene la camera. Camera che è protetta da un borsello esterno e si presenta in questo modo qui. La camera è sostanzialmente una sfera con 36 camere da 3 megapixel l'uno che scatta una fotografia, quindi ogni camera scatta una fotografia da 3 megapixel che poi andranno unite insieme per formare un unico panorama a 16K. Praticamente questa è la vera funzione di questa camera, ossia generare delle fotografie a 360 gradi in 16K di risoluzione, quindi 16.000 pixel di larghezza dell'immagine per 8.000, perché le immagini sono equirettangolari, quindi 2x1. Ed è questa la grande funzione di questa camera, quella quindi di scattare solo fotografie in 16K praticamente, quindi ad altissima risoluzione. Ora, vale la pena l'acquisto di questa camera che vale 2.000 euro sul mercato circa? Probabilmente, Allora, partiamo da un presupposto. La camera sostanzialmente non ha pulsanti, cioè non ha un'interfaccia, soltanto sopra e sotto ha sopra il pulsante di accensione e di scatto, sotto invece e sopra anche tutti i LED segnalatori, mentre sotto ha un ingresso per la porta USB. Porta USB che serve solo ed esclusivamente per la ricarica, perché poi per controllare la camera abbiamo bisogno di uno smartphone. Per una volta accesa la camera, ci saranno tre LED, questi qua in basso, che ci indicano la ricarica, quindi quanto è carica la camera. Abbiamo un LED che ci notifica lo spazio residuo sulla memoria interna, perché questa camera ha solo una memoria interna di 16 GB, e un altro pulsante invece che ci indica quando sta scattando una fotografia. Ora, per esempio, se io volessi scattare una foto, mi basterebbe tenerla in mano, premere il pulsante di scatto, ha scattato la foto. Ora, il problema reale qual è? Tra uno scatto ad un altro ci vogliono quasi 30-40 secondi. Infatti, in questo momento il LED si vede della fotocamera sta
lampeggiando. Questo perché sta salvando tutte le fotografie scattate da ognuna di queste camere. E finché questo LED non si ferma, questa operazione continuerà e noi non potremo scattare altre fotografie. Quindi è un primo limite. Secondo limite, che probabilmente nel 2019 non è tollerabile, è il fatto che questa camera non faccia video, ma soltanto fotografie. Avrei preferito che questa camera facesse video, ad esempio, anche solo in 4K e non per forza in 16, perché mi rendo conto che è un'operazione molto complessa, avendo tutte queste camere. Ma la risposta al fatto che questa camera non fa questo genere di operazione deriva dal fatto che all'interno, questa camera non esegue lo stitching, ossia scatta sì una fotografia per ogni camera, ma non le unisce insieme. Infatti, quando andremo ad aprire la nostra applicazione, vedremo delle fotografie un pochino strane, perché praticamente noteremo gli esagoni di ogni fotocamera quando andremo a ruotare nelle fotografie che scarichiamo dalla camera. Per potergli fargli fare lo stitching, ossia quindi la fusione di tutte le camere insieme, non possiamo farlo neanche noi, ma dobbiamo uploadare quello scatto sul server della Panono. E da quel momento in poi ci vorrà del tempo. Io ho fatto qualche calcolo, ci ho avuto circa 10 minuti a fotografia, per il quale il server ci restituisce la fotografia finita. Ma non la possiamo scaricare sul nostro dispositivo, possiamo però visualizzarla online, infatti ci verrà dato una volta cliccato sopra, o la visualizziamo dall'app, oppure possiamo copiare il link ed utilizzarlo da browser. Cosa particolare almeno è che da browser possiamo scaricare il file JPEG a 16K, o addirittura possiamo dimezzarlo ad 8K se ci serve più piccolino. Quindi questa operazione si può fare, ma abbiamo bisogno quindi del computer, di una buona connessione, perché poi i file che andiamo a caricare sono abbastanza pesanti e l'app crasha parecchio. Io ho utilizzato l'app per Android, non ho avuto modo di provare l'app per iPhone, ma ho dovuto fare il caricamento sul server, non dico 10, ma forse anche una ventina di volte, perché dava sempre errore. Poi a un certo punto ha cominciato a inviare, o probabilmente erano pili buff, ed ero sotto fibra, quindi sotto wifi. Se già si è all'esterno e si vuole ottenere il risultato al momento, la vedo un pochino dura. Ma una delle funzioni particolari di questa camera, è che è possibile premere l'unità di scatto, quindi il pulsantino di scatto, lanciarla in aria e grazie al giroscopio che c'è all'interno riconoscerà di essere in aria e riuscirà a scattare una fotografia. Io non ci sono riuscito per paura di lanciarla per terra, quindi il momento in cui scattava era sempre troppo vicino alle mani, ma funziona questa metodologia di scatto ed è molto particolare perché noi possiamo tranquillamente lanciarla in aria, scatterà una fotografia in aria e poi la dovremo soltanto riacchiappare. Nel kit che mi ha fornito Paladin ci sono due accessori che sono fondamentali. Il primo, che normalmente vengono venduti separatamente. Il primo è questo, che è sostanzialmente un adattatore, con la vite da un quarto per attaccarla su un cavalletto. Questo adattatore va infilato sotto la camera dove c'è la presa USB, c'è una guida, ecco qua, e la camera viene praticamente non fissata, perché se non la mettiamo al contrario può staccarsi in qualsiasi momento. Ma possiamo attaccarla su un cavalletto in questo modo qua e recuperare comunque la porta USB per l'eventuale ricarica che è sita in questo posto qui. L'altro accessorio, che è quello che probabilmente più verrà io più utilizzato, perché ho utilizzato sia questo qui per fare degli scatti a cavalletto, ma probabilmente questo è molto molto più interessante, è lo stick. Non è una estendibile o regolabile, ma ha una peculiarità, ossia, prima di tutto la infiliamo allo stesso identico modo, ha un pulsantino per lo scatto, quindi ci mettiamo in posizione, premiamo e la macchina scatterà una fotografia. E qualche scatto l'ho realizzato così, e non è male. E quindi diventa una funzione molto molto simpatica. L'unico problema è che andiamo in giro con una clava per fare selfie a 360 gradi. Una clava bella pesante. Infatti, giungendo alle conclusioni, com'è questa camera? Allora, io la vedo molto di più per un utilizzo professionale, piuttosto che come viene presentata sul sito web come una camera per divertirsi, quindi da portare in spiaggia con gli amici per fare i selfie. Quindi
Questa camera ha delle ottime, ma ottime prestazioni proprio come camera 360 per scattare delle fotografie da utilizzare poi in altre circostanze, ad esempio per applicativi professionali, perché la qualità è abbastanza alta, lo scatto non è assolutamente malvagio, la curva dinamica non è male. Abbiamo detto che la peculiarità proprio è di avere uno scatto gigante, quindi 16K ed è tantissima roba. Lo stitching purtroppo non è dei migliori e non è precisissimo, anche perché qui rende ancora tutto più complesso il fatto che ci sono 36 camere, quindi può capitare di poter trovare difetti in uno o due punti della foto proprio perché c'è la fusione tra 36 camere e non in due come in tanti altri casi dove abbiamo delle camere a 360 gradi soltanto con due lenti e quindi abbiamo soltanto un cerchio, un punto di giunzione. Qui invece ce ne sono tantissimi. Vale i soldi spesi? Vale i soldi dell'acquisto? Probabilmente è meglio noleggiarla se si vuole giocare con una camera che faccia scatti così elevati a 360 gradi, perché probabilmente non consiglierei l'acquisto perché ci sono delle opzioni sul mercato diverse che consentono anche altre cose, come per esempio registrare video e sono molto ma molto più veloci e pratici, anche perché ad esempio fanno fare lo stitching allo smartphone e non dobbiamo farlo fare ad un server esterno, che purtroppo proprio per la natura del fatto che debba fare lo stitching ad un server esterno abbiamo un tempo in più di attesa perché dobbiamo inviare il file, attendere la lavorazione e prendere e tra le altre cose scaricarlo. Quindi c'è questo tempo di elaborazione in più che purtroppo mi fa storcere il naso. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi torni utile. Vi ricordo di andare a visitare il sito di Paladin che trovate qui sotto in descrizione. Se avete delle domande potete scrivermele qui nei commenti. Non dimenticate di seguirmi su tutti i social e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.